In collegamento telefonico su fanpage.it abbiamo il piacere di ospitare Sergio Brio. Buonasera, buonasera a voi. L'abbiamo disturbata per parlare di una ricorrenza particolarmente triste per i colori bianconeri. Infatti oggi cade la ricorrenza, l'anniversario della tragedia dell'Esel. Lei era in campo, volevo chiederle che ricordo ha, che ricordo porta ancora con sé di quella triste serata. Beh, è un ricordo che mi porterò dietro tutta la vita e questa è una data che non bisogna mai dimenticarci, perché sono passati 30 anni, ma tutti gli anni bisogna sempre ricordarsela questa data, perché sono morti 39 tifosi e i nostri tifosi sono venuti a Bruxelles per tifare Juventus, e questo non si può mai ricordare, non si può mai scordare. Quindi tutti i tifosi juventini e tutta la Juventus si ricorderà sempre di questi nostri tifosi che sono morti per vedere la Juventus. Quindi è un ricordo indelebile nella mente che non dimenticherò mai per tutta la vita. Senta Brio, a quasi 30 anni dalla strage, cosa ha insegnato quella triste serata? Che cosa il calcio ha recepito da quei fatti? Beh, credo che non abbia recepito per niente il calcio italiano, perché non che succedano spesso queste tragedie, ma insomma mi sembra che sia un calcio nevrotico, un calcio stressato. I tifosi ovviamente non demordono ad avere degli atteggiamenti spregevoli nei confronti dei giocatori, degli altri tifosi avversari. Quindi mi sembra che in Italia ci sia poco da stare allegri. Boniperti dichiarò: nessuno di noi voleva giocare. Volevo chiederle, visto che in molti ancora non hanno ben capito, chi o cosa vi costrinse ad andare avanti, insomma? Beh, noi sapevamo di un morto e che Boniperti non voleva giocare la partita. Poi ci fu la riunione dell'UEFA che costrinse Boniperti a giocare, perché gli mise sul piatto della bilancia che se non avesse giocato tutti i morti che sarebbero succeduti a quella serata gli sarebbe accollati tutti lui, e lui ovviamente, Boniperti, non ebbe il coraggio di non giocare la gara, perché la responsabilità sarebbe ricaduta tutta sul presidente. Quindi fece una cosa giusta e l'UEFA gli disse: è una partita valida, pensi lei cosa vuol fare, se non vuol giocare sappia che perde e poi si accollerà tutte le responsabilità. E mi sembra che fece una cosa saggia a far giocare quella partita, perché sennò sarebbe successo veramente un disastro totale. Lei è d'accordo con chi ha detto e con chi continua a dire quella tutto sommato è una coppa da riconsegnare? Questo lo dicono i tifosi non della Juventus. Avrei voluto vedere se noi avessimo perso la partita cosa avrebbero detto questi signori, che avrebbero detto che quella partita era valida e nonostante tutto non avevamo onorato la morte dei nostri tifosi. Noi abbiamo giocato per quel tifoso che sapevamo, e poi l'abbiamo saputo in albergo di 39 morti, abbiamo giocato quella partita per onorare questi tifosi, questo sicuramente. Sergio Brio, grazie per la sua disponibilità qui su Fanpage, a presto e in bocca al lupo per tutto. Arrivederci.